state organizzando, mi diceva Federica, periferico, che quest'anno si tiene, vi hanno dato l'approvazione? Sì. In questo capannone preso in affitto dal Consorzio delle Aree Produttive per un anno per fare cose, ok? Nel villaggio artigiano. Qui la morale, l'arte, la verità, il sociale, la politica, la tua stessa individualità, i bisogni, i sogni non c'entrano. C'entra la consapevolezza pura e semplice del reale. Da Ovest Lab la gente lascia che vada a vedere quali luoghi, cioè o li guidi nella mappa, si accende questo a quest'ora, si accende quello, oppure vai di qua e vai di lì, oppure a quel punto lasci che la gente, sempre con un limite che è quello della mappa, decida, quindi non che si muova a branco, ma che si muova a piccoli. No, Ovest Lab si parte tutti insieme, un unico, come se avvenisse in un unico, in un unico tempo, in un unico luogo. Qualche volta la sera, in modo da ritrovarmi sola e avvicinare le cose con una certa libertà, esco e cammino lungo la stessa strada che ora stai percorrendo tu. Provo un piacere un po' strano in questo spazio. Riconosco nella sua frattura qualcosa della mia frattura. E credo che sentire questa punta di dolore mi serva a trovare una forza, come dopo una preghiera, un rito rivolto solo alle cose che ami. Ecco, mi sembra l'unico modo per non perdere memoria della mia vita, che vorrei celebrare in mezzo a questa polvere silenziosa, come fossero pezzi di un desiderio ancora da partorire. Come è nato il villaggio artigiano? E torniamo indietro. Sì. È nato nel 1951 quando, finita la guerra, molte fabbriche, grandi fonderie, grandi ferriere, le corni, eccetera, ovviamente che lavoravano per la guerra, hanno dovuto restringere le loro operazioni e quindi c'era abbondanza, sovrabbondanza di operai, quindi parte è stata tagliata. Saputo da tutti che questa zona è stata costruita con l'aiuto del comune, ma da soggetti espulsi dalle fabbriche per più o meno per appartenenza politica, e quindi c'era questa conoscenza, capacità e solidarietà di fondo che li aveva riuniti. Se vuoi, la figura dell'artigiano come la intendi, purtroppo, cioè direi che è quasi scomparsa. Ma la scomparsa è un lutto. Sì. Di là c'erano tutti i ragazzi, adesso che più nessuno. Senza una trasformazione, però non esiste neanche una trasformazione senza un'estinzione, quindi senza una necessaria risposta a quello che se ne sta andando. Quello che manca adesso, certo, proprio è la capacità di dare una risposta e dire che è importante che le cose ricomincino a essere fatte. Perché tanto succederà che lascerai qui un'impronta di te e che ti porterai via qualcosa di me. È inevitabile. Tu cammini, io parlo.